Il giorno dopo di Siviglia-Juventus, per l'ennesima volta usciti in Europa, ancora una volta amaramente. Ora, c'è una forte delusione, c'è una forte delusione, sono affranto, sono incazzato, sono, come si dice, sono schifato. Sono amareggiato, metteteci tutti gli aggettivi che volete, noi vendini siamo veramente, veramente troppo, l'amarezza che c'è per noi è troppa. Ma non è che questa amarezza, ma sono anni, 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 una vita praticamente, una vita. Cioè l'unica mia soddisfazione noi vendini è stata, almeno quelli che hanno più 40 anni, diciamo, quelli del 96, quando avevamo 16 anni, abbiamo vinto questa Coppa dei Campioni. E poi dopo che Viale alzò quella colpa, e poi c'è stato proprio il nulla cosmico, il nulla cosmico in tutto, finale persi, finale persi, finale persi, finale, semifinale persi, semifinale, quarti di finale persi, ottavi di finale persi, no, qualche volta non ci andava, tipo contro con Galatasaray che non ti qualificava, e poi l'Europa League, una volta con Conte, con Benfica, che poi quella era una coppa per, almeno quando pensavi 102 punti, invece quella è una coppa, almeno la potevi prendere, perché a finale poteva essere anche con Siviglia, no? Però era lo stadium, anche quella per esempio mi è rimasta qua. Questa invece, siccome io, la Juventus è scarsa, io già sapevo che uscivo dalla, però ho trovato squadre ancora più scarse della Juventus, Nantes, Friburgo, già con Sporting Lisbona, insomma, noi me ne davamo di passare. Poi ho incontrato il Real Siviglia. Questo Siviglia che purtroppo ha i ragazzi giovani anche loro e ci ha massacrati. La verità è questa. Ora Allegri ieri veramente è stato un pagliaccione per l'ennesima volta a dire la partita è stata equilibrata, i dettagli hanno fatto la differenza, che poi ci arriveremo a questi dettagli. Cioè, i dettagli che sono? Suso e la mela sui dettagli? Questi sono i dettagli? Cosa sono questi dettagli? Guarda, ieri, a come la vedo io, il codice fiscale l'ho sempre proprio niente, avevo sempre ragione il codice fiscale, ma ieri quando avevi 5 anni che su Tech che con noi è stata proprio forse la migliore serata della sua vita nella Juventus, che è onesto, che uno deve dire, perché ieri veramente se il codice fiscale non fa 800 parate, la Juventus ieri prendeva un'imbarcata di gol, ragazzi. La Juventus picchiava 5-6, mettiamo il gol pure per noi, poteva finire la partita, guarda, 6-3, 6-4, guarda, perché anche noi siamo mangiati tanti gol, capito? Ma detto questo, il problema è come si gioca, l'approccio della partita. Io non posso stare, no, 90 minuti, scendo, perché gli ultimi 10 minuti andrà alla fine, fu espulso quello da un giocatore là, di Siviglia. Non posso stare 110 minuti in difesa e giocare in contropiede, soprattutto con il Siviglia, che io alla fine mi sento, guarda, forse un dandino, forse più forte di Siviglia, guarda, forse un dandino, dico un dandino. Quando lui Allegri dice giocatori si sono giocatori inesperti, non ti aggrappare, la colpa è tua. Sei tu che sei scarso allenatore, tu sei uno scarso allenatore. Ma va a allenare Bologna, va a allenare l'Empoli, vedere di che pasta sei fatta, capito? Ripeto, hai vinto perché giustamente hai vinto perché la squadra era forte. Buffon, Zidane, Buffon, Lichtenstein, Pirlo, Tevez, cioè hai vinto per quei Pogba, Marchisio, Buffon, Barzagli, Bono, perché Dani Alves, Higuaín, hai vinto perché i giocatori erano forti, capito? Però il tuo gioco era sempre di merda. Però ripeto, fin quando vincevi, come si dice, visto che c'è il motto vincere, l'unica cosa che conta, a me diceva chiudere un occhio, va male, però ma basta che vinci. Però stavolta quando non vince più, e questo non va bene, capito? Al di là che in effetti il calcio lo deve vedere anche, cioè è bello quando tu vinci e convinci, attenzione, io sono sempre su quel parere. Però siccome alla fine a me piace purtroppo sfuttere, dicevo io vinco, tu perdi, vaffanculo, no? Però è anche giusto, cioè io sento anche tanti YouTube e i Juventini hanno anche ragione su questo fatto, ragazzi. Però per non esultare con la Juventus perché mi piace allenare, quello no. La maglia va sempre onorata, almeno la maglia. Poi puoi criticare Allegri, giocare, puoi fare quello che vuoi. Ma non esultare per un gol, capito? Ora per esempio io mi prendo dispiacere, mi prendo collera, è normale. Io ero con Vlahovic, ho segnato, minchia, esultavo, capito? Butta la miccia, ha segnato Vlahovic, ma che quanto è durato? Quanto è durato? 10 minuti e poi su, la mela. Ma ripeto, la colpa è di Allegri, perché fa giocare la squadra, non c'è un'impronta,
non c'è uno schema, uno che dice l'allenamento non mi interessa, non è così, non è così. Ieri è una squadra confusa, una squadra confusionaria, anche non sanno cosa fanno, giocatori messi a casa, non sanno cosa fanno, ragazzi. Invece Usiviglia, vedi, tanta, ragazzi, vedere tutti in difesa, un Rakitic 80 anni, a 80, dominare il centrocampo nostro, era una vergogna. Cioè, là c'è Locatelli, c'è Paredes, c'è ragazzi, e chi è grande, però purtroppo è più grande di età, c'è chi è più giovane, ai sensi è più veloce, almeno sul fiato. Invece quello tecnicamente è più forte, e ti ha distrutto il centrocampo il Siviglia, ma poi anche sulle fasce, quanti cross mettevano, infatti hanno fatto 800 cross e finalmente hanno azzeccato quello della Mela, di testa, capito? Così fiscali, io ripeto, l'ho sempre criticato, ma ieri nulla da dire, nulla da dire. Però fallimento pure su, quando anche lui ci doveva dire la società, mi dimetto pure che faccio schifo come portiere. Invece lui adesso sta sputando pure lui, sai perché? Perché sai che il prossimo anno non è più il portiere della Juventus, ora è facile così. Ma quando faceva schifo, dillo pure prima pure tu che hai fatto schifo, capito? Ieri nulla da dire, però ieri ha contestato tutto quello che ha detto Allegri, questo mi è piaciuto. Quindi posso dire, fuori dal campo, grande uomo. Dentro al campo anche lui è stato un altro pezzo di merda, è così ragazzi, ma a livello lo offendo come calcisticamente parlato, perché anche lui ha sbagliato tante parti, ma tante, ora perché ha parlato così? Viva sto cazzo, perché il prossimo anno lui non è più portiere della Juventus, guarda caso, perché non lo dici 50 or sono, da quando dice, ora è facile andare contro Allegri, l'hai detto prima queste cose, tanti quindi non lo sanno questi quindini, capito? Capito? Certo, hai fatto io un miracolo, poi ci sono giustamente i codici fiscali boys, no? Ripeto, ieri così fiscale ha fatto una grande parte, uomo, allora, fuori dal campo grande uomo, dentro al campo anche lui non mi è piaciuto, sai perché? Quando a volte faceva le minchiate e rideva, stavolta non rideva più, minchia, la prima volta che non rideva, un sorriso smagliato, un sorriso di cazzola, faceva i minchiate con l'Udinese, con l'Embra, con Milan, Umino ne parliamo, te cosa ho bleccato 4-2 e rideva sempre stesse case, stavolta non ridi più, come mai non ridi più? Certo, perché ha fatto figura di merda. Ragazzi, ha sputato tutta la merda contro Allegri perché sa che se deve andare. Ascolta che ti dico, ma quello a me mi sta sempre sul cazzo sul codice fiscale. Però io sto parlando come portiere. Fuori si vede una brava persona, non ti posso dire, ma fuori dal campo, guarda, stavolta mi sei piaciute le parole, perché ha contraddetto alle. Invece Chiellini, Del Piero anche mi ha deluso, Bazzali, che sono Lecchini, ha detto no, mi è piaciuta la Juve, grande Iling Junior, grande Chiesa, grande quello, grande, va bene con. No, perché voi siete amici, voi siete Lecchini, non è così, no. Mi ha deluso Chiellini, Bazzali e Del Piero. Non è così. Perché ieri ci hanno distrutto sul palleggio, sul fraseggio. Ieri ci ha distrutto, noi siamo culo, ma io lo ammetto, siamo culo, vincevamo noi se il gol di Chiesa era gol, un gol di invece Picchiaro Palo, la Predator era gol, questa è la verità ragazzi, non è che ci bisogna ancora, dobbiamo parlare, noi ieri a culo si poteva portare a casa, capito? Ma poi in finale che a Roma proprio, non ti credere, eh? Comunque io sono convinto che la Roma batterà questo Siviglia, perché Siviglia, ripeto, questo Siviglia 3-4 giocatori a forte. Il Siviglia quello passato era più forte di questo. Si può battere. A Roma secondo me vince l'Europa League, ragazzi, capito? È una vergogna, ragazzi, è una vergogna, perché uno che paga, uno che viene pagato 9 milioni e non si dimette, è una vergogna. Ti dimettiti, fai l'uomo, ci vado, faccio squadra, hai fatto schifo 2 anni, capito? Anche perché vado a Sarri mi stava sul cazzo. Però Sarri almeno buttava lo scudetto e l'hanno cacciato, e Pirlo 2 coppe le butta, fu cacciato, e a questo punto tu 2 anni hai portato coppe, perché tu devi avere questa riverenza? Perché come gli altri focono, gli hanno vinto, fu cacciato, e tu no, allora anche tu devi andare, va bene? Te ne devi andare a fanculo, basta, perché hai distrutto anche l'emozione. Io posso capire, io percepisco, vedete, a me piace Mario, sono sempre malato di Juventus. Però ci sono quelli che dicono no, io da qua ci saranno, io potrei anche capire, ci posso anche arrivare, no? Però perché ha distrutto soprattutto l'emozione dei bambini, dei bambini che nascono adesso, dice ma che stai Juventus, aspetta il cambio squadra, ma così fanno i bambini, capito? Ma così io, perché mi tramando su cosa di mio padre, cosa. Noi diciamo i venuti del sud ci tramandiamo sta cosa perché c'ho padre, un nonno, un zio, capito? Ma io perché magari sono nato al nord, mio papà ci faceva Platini,
Scirea, allora ci siamo andati a fare in figlio. Tranne per mio figlio che è interista ancora, spero che cambia. Però chi lo vuole mi sputto, va in finale, capito? Io niente. A Roma va in finale, la Fiorentina va in finale, una vince la Coppa, lo scudetto. E noi ventini mastichiamo sempre amaro. Mastichiamo sempre amaro, veramente. Quindi ieri cazzate che ha detto a lei, ma tutto il mato, tutto sanno, vado pure i miei figli. Ma non può dire queste cazzate, non può dire Allegri, non può dire che siamo stati alla pari, abbiamo giocato bene, sono stati i dettagli, e loro sono più esperti, noi no, ma che cazzo di no, noi, i nostri giovani ancora non sono inesperti. A parte che la Juventus, ma poi la Juventus è sempre stata una squadra costruita, la Juventus come Milan Inter è una squadra che prende i campioni e li, non è che io i giovani non devo crescere, i giovani devono crescere in squadre di seconda fascia, terza fascia, che c'è? Tu sei una Juventus, tu devi essere campione, che cazzo c'entra? Perché un Real Madrid fa crescere il giocatore, qualcuno, ma non tutta la squadra, non è che devo fare una squadra provinciale, che cazzo c'entra? Non è mai una mentalità sbagliata. Quindi ripeto, speriamo che arriverà un DS giusto, un allenatore giusto, ma questa mentalità di stare in difesa e poi in contropiede non ci deve, perché io non ero abituato col Del Piero, non con Trezeguet, Ibrahimo, Cipillo, Vlahovic, Vucinic, Mat, non era abituato così, non era abituato così. La Juventus dominava in casa e fuori casa. Poi dice, ho perso con Barcellona, ho perso con Real Madrid, è più forte, va bene, l'accettiamo, capito? Però non l'accetto con una squadra che praticamente, che secondo me Wenzel forse era un tantino più forte di Siviglia, se non alla pari. Quindi, perché allora Siviglia, chi sa dire che si allegra, se fosse qua presente, ci parlasse, ci direi, ma è una cosa, perché Siviglia cosa c'ha di così esperta? Questo Suso e l'altro Lamela sono esperti di che cosa? Che fa una panchina Cumina in Roma? Che cazzo di... loro sono esperti? Babba Baraka è esperto? Quello che è esperto là, ma prima quello è esperto là, tutti i ragazzi giovani sono. Siviglia stava a meno in zona di recessione, un Serie B stava andando da loro liga. Quindi, ma che cazzo stai a dire? E tu sei sicuro, volendo sei sicuro in classifica, anche se fai schifo. Quindi, cosa stai dicendo? Là, ammetti le tue colpe, ammetti le tue colpe, fai schifo. Basta, vedi, è questo. Comunque, ripeto, ragazzi, c'è lo sfogo, c'è delusione, tutti i ventini sono amareggiati. Io sono amareggiato da una vita in Europa, quindi ormai, a me alla fine, come si dice, e sono film visti e rivisti, quindi alla fine. Poi ripeto, c'è il mio magari più difficile, ma in Europa League, manco si vince sta Coppa, perché questa è una cosa, a più forte secondo me la Juventus, onestamente, a livello di nome, a livello... Però purtroppo, vedi, non siamo sempre lì e aspettiamo sempre. E mastichiamo bocconi amari, è una vergogna, va bene. Comunque, Allegri, vai a fare in culo, dimettiti perché sei la rovina della Juventus, va bene? Qualsiasi allenatore è meglio di te. De Zerbi, io ho detto italiano, i miei video, italiano in finale. Perché secondo te la Juventus andava in conferenza e andava in finale? Ma la Juventus pure con la Z usciva, pure con West Ham. Ma no, perché è scarsa, perché c'è Allegri, capito? Poi mettici pure qualche giocatore che noi da Juventus, sicuramente, noi da Juventus. I vari Quadrato, Bonucci, Chisuka, come si chiama là? Utrenino che non ha giocato, va bene. Alexe Sandro, Locatelli non è cosa di Juventus, per esempio. Anche su Minetti è giovane, ma si vede che non è Juventus, capito? Poi Chiesa alla fine, vado, forse una cosa, Chiesa mi ha detto, Chiesa forse manco cosa di Juventus, capito? Vlaovic come gli segniamo, ma Vlaovic che ha fatto pure? È una squadra, ripeto, è una squadra. Che è costruita anche male, con un allenatore che non sa valorizzare i giovani. Minchia, tutto il mondo juventino lo dicono. Oh, ma la società, sono convinto, puro capisci, forse non lo manda perché forse soldi non ce n'è e deve pagare su testa di minchia. Ma io spero, non so, la presidente, non so, gli azionisti, devono fare in modo, devono cacciare questo allenatore per il bene della Juventus. Vi saluto e niente, ragazzi, sono distrutto per l'ennesima volta. Saluto.